Reduce da un paio di sconfitte post ripresa, il Capistrello cerca di rimettersi in marcia in un match ostico contro un Cupello di pari grado e in un discreto momento di forma. Squadra in campo con diversi rincalzi a causa di assenze copiose dovute alle più disparate vicissitudini, ma l'incontro che ne uscirà fuori sarà comunque godibile in bilico sino al triplice fischio. Prima sortita di marca locale al secondo, quando un cross calibrato bene pesca Franchi di testa all'inzuccata troppo tenera per impensierire Di Vincenzo. Fasi seguenti di studio e attesa e nuova sortita, questa volta di marca ospite, quando all'undicesimo Coritto carica e spara, ma la traiettoria decolla di quel tanto utile a salvare le penne dei padroni di casa. E noi voliamo direttamente al 43esimo, quando Di Girolamo e Rozzi non si spiegano bene e quasi non lasciano campo libero al Cupello, che però non ne approfitta. Pochi secondi e a passare sono i marsicani, che mettono a frutto un contropiede da manuale di Di Girolamo con un classico coast to coast che libera al tiro il giovane indigeno Salvati, che è chirurgico nello scavalcare l'estremo rosso-blu. 1-0 locale squadre negli spogliatoi. La ripresa fatica a decollare nei ritmi, ma quando lo fa non è affatto disprezzabile nei contenuti. Decimo episodio controverso, con il direttore di gara severo per un sospetto affossamento di Imbriola ai danni di Conti. È il rigore, dal dischetto lo stesso Conti spiazza e realizza il punto del pari. Capistrello imbufalito ma propositivo alla ricerca della rete del 2-1, ma a rischio capitolazione al 14esimo, quando Napolitano dalla distanza non trova però lo specchio. 20esimo, altro episodio parecchio discusso nel post partita, con Fantozzi che carica in bello stile e calcia a botta sicura. A parare il tiro è la persona sbagliata, non è il portiere del Cupello quello che vedete, ma il particolare sfugge all'uomo nero, che fa proseguire fra boati di disapprovazione. 23esimo, stop ad inseguire da parte di Daniele Di Girolamo, che comunque poi recupera e si gira bene, ma Di Vincenzo risponde presente. 36esimo, taglio illuminato per Fantauzzi al pallonetto e però decolla sopra la trasversale. 41esimo, taglio bis per Fantauzzi bis, ma questa volta l'estremo ospite è più tempestivo e salva evitando brividi di sorta. 42esimo, è Fantauzzi contro tutti e questa volta lo show del numero 2 si ferma sulle braccia di Di Vincenzo, che alza l'insidiosa traiettoria. Il gol sembra maturo e arriva infatti in chiusura di match, quando la famosa legge della compensazione, sempre ostica da sposare, porta il neo entrato De Rocis a 11 metri dalla porta per questo fallo subito da Mastrone. Sul dischetto che scotta va il talento marsicano, che è freddo e spiazza il portiere rossoblu, regalando 3 punti preziosissimi ai suoi.